Benvenuti da Piero Gipardo al match di oggi. Questa è Torino, questo è l'Allianz Stadium, la casa della Juve. Pochi istanti e si parte. Lazio e Juve, protagonista spesso di match intensi, spettacolari, giocati con grande qualità, compresa la finale Supercoppa Italiana che ha aperto la stagione 17-18 col successo bianco-celeste 3-2 all'Olimpico. Bianco-celesti che poi hanno concesso il bis quella stessa stagione andando a violare l'Allianz Stadium al termine di una partita pazzesca dove è successo di tutto. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Scendono in campo col 4-3-3 con due attaccanti schierati in posizione più defilata rispetto al centravanti. Un tridente importante, pesante questo. Potrebbe risultare decisivo alla fine nell'economia del match. Questi sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. 3-5-2 è il modulo di partenza per questo match. Modulo in grado di garantire un'adeguata copertura in difesa, il giusto sostegno alle punte, a seconda della fase di gioco ovviamente. Spettacolo e divertimento assicurati quando gioca Cristiano Ronaldo con i difensori avversari che avranno certamente preparato un trattamento speciale per provare a limitarlo. È difficile ingabbiare un fuoriclasse come lui, una spanna sopra gli altri può risolverti la partita al primo pallone toccato. Pallone profondo, pericoloso, attenzione a Immobile. Szczęsny si oppone con bravura a questo intervento. Ramsey. Pjanic. Rabiot. Pjanic. Ramsey. Alexandre. CR7. Pjanic. C'è spazio per andare. Cercano spazi. Occhio al traversone. Occhio al tocco per Cristiano Ronaldo. Buon cross. Ma il portiere. Nessun dubbio, punizione per la Lazio. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. L'Allianz Stadium unisce il meglio della tecnologia moderna con la storia e la tradizione del club che ha vinto più scudetti in Italia. E c'è ovviamente all'interno anche il museo con tutti i trofei bianconeri. Il futuro passa da qui, Pierre. Pjanic! Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Milinkovic-Savic, Correa, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ronaldo, Ramsey, Rabiot, Danilo può cercare il cross. Palla in mezzo verso Higuain. Difensore che interviene e libera l'area. C'è spazio per il cross. Pjanic. Ramsey. Alessandro. Pjanic. Colpito il pallone dal Rabiot. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Un tiro al volo che non lascia scampo al portiere, un gol bellissimo. Cercate la soluzione calciando di prima intenzione, un grande controllo. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Si riparte con la Juve in vantaggio nel punteggio. Acerbi. Parolo. Correa. Può metterla in mezzo. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Sale Lulic. Può cercare il cross. Ottima chiusura di Chiellini. Bernardeschi. Pjanic. CR7. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Ramsey. Alessandro. Restituisce bene il pallone.
Bernardeschi prova ad andare, c'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. La mette in mezzo Cristiano Ronaldo e il difensore ribatte sulla linea di porta. Alessandro, Bonucci, Alessandro, Pjanic, Danilo mantengono un ottimo possesso palla. Occhio al cross per Cristiano Ronaldo, buona l'uscita del portiere sul cross. Perfetto oggi dei passaggi. Buona la parata impresa da parte del portiere. Lucas Leiva. C'è il recupero di Alessandro. Pjanic. Higuain. Bel passaggio. Attenzione a CR7. Buon possesso. Rabiot! Occhio al rimbalzo. 2 minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Parolo. Immobile. Milinkovic-Savic. Correa. Si chiude il primo tempo. Squadre. Lazio che ha dato il via alla seconda frazione di gara. Vediamo cosa cambierà rispetto ai 45 primi minuti. Puntuale qui il difensore nel recupero. Danilo. Intercettano bene il pallone. Lazio che prova a sfondare. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Immobile! Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Rabiot. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Milinkovic-Savic. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Bonucci. Chiellini. Alessandro. Gara in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutti gli incontri del resto del campionato italiano. Buono il cross per il Pipita. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Impegno in trasferta per loro nel prossimo match di campionato, come sempre su EA Sports. Lucas Leiva. Correa. Calcio d'angolo per la Lazio. Calcio d'angolo battuto. Acerbi! Bravo Szczęsny, senza problemi. Cristiano Ronaldo in posizione defilata. Ramsey sta attraversando un ottimo periodo di forma. È diventato un punto di riferimento per tutta la squadra. C'è una voce intrigante di mercato. Gündogan potrebbe finire al Napoli. Gran palla in mezzo. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E non ha sbagliato. Ha trovato il gol del pareggio. Freddissimo qui sotto porta. Ha sfruttato nel migliore dei modi questa chance. Bravo! Ora possono sfruttare un vantaggio psicologico importante. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. CR7. Higuain. Ecco che dira. Occhio a CR7.
Replay che ci mostra l'offside segnalato dall'assistente. Non era facile vederlo a velocità normale. Complimenti, eh? Bravo l'assistente. Non avrebbe comunque potuto fare molto da lì. Parolo. Milinkovic-Savic. Ciro Immobile. Capisce tutto che dirà. Lo ferma ma non controlla. Vincere è l'unica cosa che conta. E lo sanno bene i tifosi bianconeri che chiedono un ultimo sforzo alla squadra. Lucas Leiva. Deviazione sopra la traversa. Calcio d'angolo per la Lazio. Occhio al corner. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Acerbi. Milinkovic-Savic. Sbaglia il tocco che dira. Milinkovic-Savic. Luis Alberto. Il tocco dentro. È un gol adesso molto pesante che riporta in vantaggio. Manca poco da giocare. Probabile dunque che questo possa essere gol partita. Difficile che ci sia spazio per una reazione da parte della squadra avversaria. E vanno in vantaggio in maniera sorprendente. E questo è incredibile. Juve in svantaggio dunque. Vedremo quale sarà la reazione bianconera. Higuain. Ecco il tiro. C'è il rinvio lungo del portiere. Palo laterale da buona posizione, devono sfruttarlo. Pjanic! Murato dal difensore. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Siamo al rush finale, mancano solo 5 minuti al 90esimo. Grazie a Matteo Barzaghi per il contributo prezioso. Intercetta una palla davvero molto pericolosa. Concede la touche, rimessa con le mani. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Pipita Higuain. Khedira. Alessandro. Spazio per il cross. Palla in mezzo verso Higuain. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Non c'è più tempo, dice l'arbitro. La Lazio vince dunque questa gara. Sconfitta che brutta.